Ciao a tutti e bentornati nell'angolo dell'astrologia di Lilli. Oggi nella nostra rubrica vedremo come fare pace con i nostri segni zodiacali. Una cosa che voglio ricordarvi prima di cominciare è l'ascendente, cioè se conoscete il vostro ascendente, vi ricordo di ascoltare entrambi, cioè sia il vostro segno che il vostro ascendente, non solo in questa rubrica, ma potete farlo in tutte le rubriche che io faccio. Allora, cominciamo a vedere come fare pace con l'Ariete. Meglio farlo sbollire un pochino e poi chiarire le cose di persona, faccia a faccia. Toro, è difficile litigare con un toro. Comunque, se dovesse capitare, assolutamente farlo sbollire, anche il toro, quindi stare un pochino lontani, e poi con calma tutto tornerà come prima. Gemelli, perché abbiamo litigato? Il Gemelli di solito non porta rancore. Quindi parole sincere, un sorriso e il gioco è fatto. Cancro, il cancerino se la prende un po', ma il cuore è tenero, quindi se sente che le scuse che gli porgete sono sincere, le accetterà volentieri. Leone, il leone, il re della foresta, è capace anche di togliere il saluto. Ovviamente lui è molto orgoglioso, quindi scuse reali, ma mai da zerbino. Così apprezzerà e comunque continuerà a rispettarvi. Vergine. La Vergine ci tiene molto alle parole, per lei hanno un grandissimo valore e non le piace che siano utilizzate a vanvera. Quindi chiaritevi, ovviamente chiaritevi, ma pensate bene a ciò che le andrete a dire. Bilancia. La bilancia di solito si tiene tutto dentro, così facendo la sua arrabbiatura può durare un pochino di più. Quindi si deve essere scaltri nel capirla per poi chiarire insieme le cose. Scorpione. Se si litiga con lo scorpione, la prima cosa da fare è correre ai ripari. Lui è impulsivo e si infuoca facilmente, però poi allo stesso modo gli passa. L'importante è che senta che le scuse che gli state porgendo sono davvero, davvero sincere. Sagittario, beh, perché litigare con un sagittario? Però, se dovesse succedere, il suo cuore grande e ottimista accetterà le vostre scuse. Capricorno, se si arrabbia in quel momento non potete fare nulla. Meglio non insistere e lasciarlo stare per un po'. Poi con calma, con parole e gesti carini, si può recuperare tutto. Acquario. L'acquario ci mette un po' ad arrabbiarsi, però quando si arrabbia e lui non è il tipo che sta lì a discutere o a litigare. Di solito lui gira l'angolo e se ne va. Quindi riavvicinatevi con calma, con sincerità e lasciate che passi un pochino di tempo. Pesci, il pesci è docile, ma può diventare esplosivo. Meglio fargli sentire un pochino la vostra mancanza, così di certo dopo avrà più voglia di fare pace. Ecco, la nostra rubrica si conclude qui. Io vi ricordo che se avete delle curiosità sempre sull'astrologia, mi trovate sulle pagine Facebook e Instagram Lilli ti spiega le stelle, che sono le mie pagine. Vi saluto e vi aspetto la prossima settimana e restate collegati.